È molto più, mi piace molto di più da me, no, quello letto. E ora anche voi rimanete. Oh mio Dio, è bellissimo, cazzo! Cioè, spero almeno. Extra info, oltre Dev Diary, tra poco uscirà la 1.30.4 in cui verrà fixata la IA che fa troppi debiti e altri bug vari che possono dar fastidio. Quindi effettivamente ci sarà un mini aggiornamento in questo periodo che fisseranno vari problemi. Quindi se vedete un aggiornamento, non vi emozionate, non è questo, perché questo lo dicono quando esce. Allora, il Dev Diary di oggi si concentra su Pegu. E fin qua ci siamo arrivati, infatti, già come ho detto, Pegu vi impressiona. Quando lo vedete dite, ah, faccio cazzo, è molto interessante il Pegu. Però c'è un piccolo problema che poi ci arriviamo. Ma anche su una varietà di nazioni nell'entroterra dell'Asia del sud-est, come l'Hana, Sukhothai, gli stati Shan, la nazione della Birmania e le tribù dell'altopiano. Oggi vediamo un po' di queste cose. Allora, ristabilisci l'egemonia Mon nella 1.31. Pegu è l'ultimo regno Mon indipendente nel 1444. Quindi significa di Pegu praticamente è rimasto uno degli ultimi regni di una certa cultura. Ok, fin qui ci siamo. E tralasciando un piccolo periodo di restaurazione nel XVIII secolo, Pegu è l'ultimo regno Mon indipendente che esisterà. Fin qui ci siete, tutto è chiaro, semplice e facilissimo. I Mon nelle loro culture una volta erano la forza dominante di quello che oggi chiamiamo Myanmar e Thailandia. Ma le migrazioni thailandesi e la successiva creazione di regni come il Sukhothai, la Nana e Ayutthaya, insieme all'espansione dei regni Bamar come Pagan e Awa, hanno forzato il popolo Mon a ritirarsi in quello che adesso noi chiamiamo Birmania inferiore. Arrivo appena finisco l'ho che laggo a bestia. Sei tranquillo, Daniel. Sintesi della storia. Qual è la sintesi della storia? È un popolo classico, no? Che abbiamo visto comunque nella storia in generale. Un popolo che è stato, cioè, diciamo, occupati, scacciati via da altri popoli, come un po', diciamo, la cultura, quello che oggi vediamo in Turchia, no? In Turchia, Mesopotamia, che c'è. Come cazzo si chiamano? Non mi ricordo. Che comunque vengono. Cioè la guerra civile, i diritti, i massacri e vari cazzi, ancora oggi ragazzi, pensa al 2020. Nel 1448 Pegu è governata da Binyarran, non so se si legge così, e lui assieme ai suoi successori, includendo la celebre regina Shin Sabu, governeranno Pegu durante la sua era d'oro di pace e prosperità. Quindi i curdi, ecco sì, grazie Giacomino, ecco, i curdi, quello mi stava saltando dal cervello. Allora, Binyarran ed il suo erede Binyawaru hanno ricevuto un aumento della Staatsmonarchie. Ora loro sono 354 e 423 rispettivamente. Ok, quindi effettivamente non sono pessimi re, sono dei re abbastanza decenti e ottimi. In più, la storia appunto dice che hanno governato su Pego durante la sua era d'oro di pace e prosperità. Non hanno fatto guerre, c'è stata la crescita della prosperità per il suo popolo. Fin qui ci siamo. Missioni di Pegu interessanti. La cosa che mi ha sorpreso tanti ragazzi è che Pegu abbia ricevuto veramente tante missioni. Non sono poche a differenza di altri, ma comunque se ne parlano 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 missioni ragazzi. E questa è una cosa molto bella. Andiamo a vedere. La missione Rebuild Shaguin richiede 20 di Deb a Pegu e Marpadan. Come compenso ti aumenta il cotto di Pegu di un livello. Quindi la cosa più intelligente è qua cosa fare. Pegu lo prendi. Lo porti a livello 2 per quanto riguarda di cotto, arrivi alla, aumenti la provincia, arrivi fino a 20 di Dev. E in questo caso, sia a Pegu che a Martaban, come compenso ti aumenta anche il cotto di livello 1. Quindi arrivi a livello 3 senza spendere 1000 monete. È una cosa molto bella e OP abbastanza. E ti dà uno sconto permanente al Dev cost di Martaban, cambiandone anche nome in Sawin. Quindi praticamente anche un certo sconto su una certa provincia. Le missioni dopo Rebuild Shaguin ti chiedono di assicurarti il mercato di Burma e Malacca, regalandoti mercantilismo e navi tradition. Quindi abbiamo qui un'altra missione, non chissà quanto interessante, però comunque ti dà comunque bonus su il mercantilismo, in più puoi sviluppare un generale, una tradizione navale più decente, quindi sviluppare un re più forte. La missione Restis de Burmas ti chiede di conquistare o vassalizzare Taungu e Prome, avendo anche un'armata maggiore di quella di Awa. Praticamente questo è interessante, comunque ti dà anche. Devi conquistare una zona e vassalizzare certe nazioni. In più, avendo anche un'armata maggiore di quella di Ava, ti dà dei bonus che effettivamente qua non ci sono scritte. In cambio, ah no, eccoli qua. In cambio ti dà claim permanenti sull'Ava assieme a casus belli subjection contro l'Ana. Che è interessante in questo caso perché vediamo che comunque
un po' di conquiste ci sono anche per Pegu. La missione Restore Harping Uchai è dove tu, non so se si pronuncia così, ma alzo le mani, è dove utilizzi il Casusbelli contro l'Annan. Ti richiede di avere di avere un subject che abbia tutta l'area di Chiang Mai. Se completi la missione vassalizzando l'Anna, la sua cultura primaria diventa Mon e verrà rinominato in Harping Uchai. Quindi praticamente è come se tu, in questo caso, espandi la tua cultura, quello che rimane della cultura, in altre nazioni con questa missione. Un antico regno mongo situato nell'odierno Lampun. Quindi è un antico regno, appunto, come stavo dicendo. Similarmente la missione sopra, Reconquer Dvarati, ti chiede di conquistare o vassalizzare Ayutthaya. Questa è una cosa molto figa, perché puttana Ayutthaya penso che sia uno dei più OP in quella zona, non per missioni e per idee, ma proprio per l'espansione. Se completi la missione vassalizzando Ayutthaya, la sua cultura primaria diventerà Mon e cambierà il nome in Dvarati, quello che vediamo anche nell'immagine qua in basso a sinistra. Che effettivamente tu espandendo la tua cultura fai cambiare i nomi alle varie nazioni, addirittura la cultura. Quindi come se tu facessi ritornare la tua cultura, cioè come se la cultura dei Pegu, quella che è rimasta, si espande di nuovo nelle altre nazioni. Se completi, allora beh, un'antica civiltà che parla il linguaggio Mon riceverai anche meno 25. Ah, ok, se completi la missione vassalizzando Ayutthaya e la sua cultura primaria diventerà Mon e cambiate nome Dvarati. Un'antica civiltà che parlava il linguaggio Mon riceverà anche meno 25% cultura, conversione cultura, che è molto carina come cosa, che ti aiuteranno nella missione successiva. La missione Mon Resettlement ti chiede di avere almeno 30 province di cultura Mon. Questa è una cosa molto figa perché comunque è un po' fuori al contesto, diciamo, realistico, perché effettivamente l'Epego è rimasto fino al XVIII secolo, uno degli ultimi regni ad avere questo potere, cioè ad essere l'unica cultura Mon. E in questo caso, diciamo, usciamo fuori tema storico che puoi riottenere il potere a questa cultura, riottenere il potere tu come cultura Mon, che secondo me è una bella cosa. Poi, vabbè, un'altra missione interessante, ristabilendo le antichità egemonia cultura di Mon, nella regione sarai premiato con 50 di prestigio e meno 10% tech cost per i prossimi 50 anni. 50 anni sono tanti, e minchia, ed è buonissimo. L'abbro missione ha ancora tanti requisiti ed effetti di cui ancora non si può parlare, visto che riguardano feature del codice che possono o non possono finire nel rilascio ufficiale. Quindi, ragazzi, non ci sono tutte le missioni spiegate, ma c'è una buona parte delle missioni, e questa è una cosa molto co bella. Completando le missioni di Golden Land, ti viene data l'opzione di adottare la forma di governare Chakravarti e ti fa diventare un impero e ti dà più 100 in tutti i punti monarchici. La tua nazione inoltre verrà rinominata Iramnadessa. Non so se si vede qui, dovrebbe vedersi, sì, in immagine, come vedete, eccolo là, verde proprio chiaro chiaro. Ed è bellissima questa cosa, è molto interessante. Secondo me Pegu nel torneo potrebbe esserci Pegu. Forse in questo torneo qua no, perché già abbiamo Bengala che siamo molto vicino a Pegu. Almeno dobbiamo valutare in base a territorio e distanza che ci sono tra i player. Vedremo, ragazzi. Potrebbe esserci tra i pick da fare per questo torneo. Visto che stiamo parlando di Pegu, vi mostriamo anche due eventi. In particolare questi due eventi che vedete in questa immagine. In più anche il nuovo tipo di riforma di governo che adesso ci arriviamo. Intanto vediamo un attimo gli eventi. Uno di questi è appunto, come vedete, vi dà dei re che ha tipo 70 anni, però vi dà 5-4. Ah no, sono i re appunto quelli là che abbiamo parlato. Quei due re che sono quella forti che si risiedono nel trono di Pegu. Poi quest'altro non lo fa vedere ovviamente nell'immagine. Andiamo a vedere quello che c'è scritto qui. Nuovo governo, riforma per tutte le nazioni, Thai, Burman e Cambodian. Ok, questa riforma ti dà più 10 national manpower e meno 10 construction cost. È abbastanza decente, con meno 10 più l'istituzione. Ti costerebbe un cazzo le strutture. E inoltre modifica le tue caserme e porti per darti 1000 di manpower o 200 marinai una volta completate. Quindi praticamente da se costruisci queste strutture vi dà anche questo ulteriore vantaggio. Quindi ragazzi, ma questa cosa è molto OP e lo vedremo solo in questa zona. Poi andiamo a dare un'occhiata alle altre cose. È stato rivisitato un po' il commercio del Siam, cosa finalmente che si doveva fare fra fratellini. Perché si doveva fare? Perché comunque il commercio lì, quell'unico commercio forte che sentivi la differenza era in Malacca. Gli altri non erano chissà cosa. È stato rivisitato un po' il commercio del Siam. Ora sia Burma che Canto entrano nel commercio del Siam. Finalmente il Siam diventa importante quanto Malacca. Mentre invece il commercio del Burma è molto migliorato dandogli la zona del Burma inferiore.
Pegu adesso potrà dominare il commercio del Burma molto più facilmente, mentre i player nel Siam potranno finalmente prendere il trade di Canton e Burma. E andiamo a dare un'occhiata a questa cosa, ragazzi, proprio il commercio. Come vedete, adesso il Siam, Burma, Canton possono essere spinti verso il Siam e chiudere il commercio qua dentro. Come vedete, questo è un tipo un nodo non finito, ok? Non è come Venezia che chiude lì la bocca e finisce. No, assolutamente. Ma come vedete comunque va verso Malacca. Ma ci sono stati miglioramenti che secondo me ci stavano. Non è che io ho giocato in questa zona, sto giocando anche a Yuttaya. Ho iniziato a sentire i soldi quando ho conquistato Malacca. Cioè il Siam CFK che ti dà potere economico e vari cazzi. Ovviamente se fai le trade company ti dà soldi. Però secondo me attualmente con queste modifiche il commercio sarà diverso e più forte. Soprattutto il Burma, anche lui che è stato molto migliorato. Il Pegu può dare forza a questo commercio. Come il Siam, chi ha il controllo del Siam può avere, può tirare Burma e Canton verso Siam. Questa è una cosa molto interessante. Finalmente l'Asia co conterà qualcosa, forse. Tecnicamente sì, perché in base a quello che stanno facendo i miglioramenti, almeno quello che stiamo vedendo, tecnicamente sì, ci sono nazioni che a livello anche flotte, che abbiamo visto nei scorsi dev, sono molto interessanti, tra cui il Brunei. Brunei secondo me a livello di flotte potrebbe tenere testa a parecchie flotte, anche quella giapponese in questo caso. Comunque lì non è che chissà cosa vivono come idee militari o navali queste nazioni. Oltre a questo, abbiamo parlato un po' del commercio, spero che, penso che siete anche voi d'accordo con questa cosa. Andiamo a vedere anche le missioni di Lana, che è una nazione situata, non mi ricordo dove precisamente, non so se dall'immagine si vede, eccola, no, questa è Lanxan, dov'è Lana e chi lo sa. Dall'immagine non si vede, vediamo se giù ci sono dopo, andiamo a dare un'occhiata. Scusatemi ragazzi, ho sbagliato. Andiamo a vedere se ci sono di qua le immagini. Ah, eccolo qui, ecco qua. Allora, Lana riceverà un piccolo albero missioni che punta principalmente a formare il Siam, che ti chiede di avere Sukhothai, Chiang Mai e Ayutthaya sotto il tuo controllo. La missione è Million Rice Fields, non so se legge così, sblocca il privilegio degli estates, advanced irrigation come per il Khmer. Protect the Shin invece si riferisce ad una piccola meccanica, però carina, chiamata il Buddha di Smeraldo. Quindi praticamente tutte le idee, cioè queste qua sono relativamente piccole. Effettivamente non è chissà quante idee, però vi ricordo. Sì, interessante perché comunque vediamo che le missioni sembrano stupide, ma sono interessanti perché comunque ti chiede addirittura di sottomettere, aiutare a conquistare delle province, Protect the Shrine e Mineral Rice Field. Andiamo a vedere. Il Buddha di Smeraldo funziona come modificatore della provincia permanente. Inizialmente presente nella capitale dell'Ana, Chiang Mai. Questo modifico ti dà più 0,1 karma al mese. Come abbiamo già parlato, ci sarà il cambio per quanto riguarda la religione buddista. Grazie a Dio, perché quella che è attuale fa cagare assolutamente. Anche se dà dei bonus OP, che sono più 5 disciplina. Ma ogni volta che fai mezza guerra, o fai pace, o non rispetti l'alleanza, minchia! Esiste una decisione che ti fa rinnovare il tempio per il tempio per e ti inverte l'effetto dandoti meno 0,1 karma al mese. Puoi continuare a cambiarli finché potrai permetterti il costo. Storicamente, Buddha di Smeraldo cambiò mani molte volte nel periodo di Europa Universalis 4, diventando prima di Langsang ed eventualmente più avanti di Ayutthaya. In Europa Universalis 4, qualsiasi nazione di religione estern può appoggiarsi dal Buddha di Smeraldo, occupando la sua posizione attuale. Perdere il controllo del Buddha di Smeraldo ti fa perdere meno 20 prestigio, non molto bene, e meno 10 legittimità. Quindi è importante conservare bene questa reliquia. Praticamente è proprio una reliquia questa, comunque, scusate, non reliquia. Ovviamente, una volta occupata la provincia col Buddha, il modificato si sposterà nella capitale di chi la occupa. Beh, che dire. OP questa meccanica. Questa meccanica dà nuovi modi ai giocatori di controllare il calma e garantire competenzione sul controllo del Buddha. Molto interessante questa cosa per quanto riguarda la religione Buddha, perché comunque effettivamente poi c'è una meccanica particolare, diversa dal solito, perché comunque io penso che il buddismo era forse la religione più noiosa. Non ho mai visto eventi in particolare, cioè eventi proprio ignoranti. Scegli meno 10 karma, metti più 10 karma. Cioè, se, per me non era proprio il massimo. Guarda l'evento. Che devo fare? Guarda l'evento a destra, non l'hai visto? Ah, questo qui. Allora, andiamo a vedere questo evento. Ah, ok, ecco qui. Ed ha più 10 prestigio più 0,50 prestigio. Monthly karma più 10%. Beh, non è male. Cioè, è veramente buona come cosa. Quindi, poi dobbiamo vedere effettivamente come funziona precisamente la meccanica. Se qua si dice che devi controllare, diciamo, la capitale di quella che ha questa reliquia praticamente.
andiamo adesso avanti. Adesso parliamo del Sukhothai. Sukhothai riceverà un piccolo set di missioni che, come le missioni di Lana, sono focalizzate nel prendere le province che servono a formare il Siam e quindi ottenere molte più missioni. Ma questo non è tutto per Sukhothai. Nel 1444 il re del Sukhothai è Trailok, un principe di Ayutthaya nominato come governatore del Sukhothai. Trailok un giorno diventerà re di Ayutthaya, e questo adesso è gestito da un evento su Europa Universalis 4. Ma porca puttana! Fra, ma questa è rotta come meccanica. Quando Ayutthaya riceve Trailok come re, l'evento a destra appare tipicamente aiutare il re di terra Sukhothai. Se Sukhothai è un player, invece, le cose cambiano. Infatti, il player potrà decidere tra quali opzioni aiutare a vassallo, separarsi completamente da Ayutthaya, fare Ayutthaya vassallo e ottenere il controllo delle terre dell'ovest di Ayutthaya. Raga, questa cosa è rottissima. Cioè, effettivamente, sì. Se al contrario con Ayutthaya, se sei player Ayutthaya, ti prendi quella zona, pace, anima mia. Ma stessa cosa con lo Sukhothai, praticamente ti prendi mezza. Cioè, ti prendi praticamente tutta Ayutthaya. Cioè, lo ti prendi come vassallo e ti prendi mezza nazione. Cioè, veramente, ragazzi, è OP questa cosa. E in più ricevi l'erede. Penso che. Ayutthaya. Ah no, Ayutthaya riceve 6-3-2 with a strong. Claims become ruler. Ma è stra OP questa cosa, ragazzi. Questo è un evento molto, molto carino. Praticamente, veramente bello. Per Ayutthaya, non così tanto. Quindi, fin qui ci siamo. Andiamo a vedere se ci sono messaggi intorno. Ok, no. Adesso parliamo missioni nuove per gli stati Shan. Queste missioni la definiscono gruppi di missioni in una sola, visto che anche se sono due ti danno moltissimi bonus e ti consentono di espanderti in maniera unica. La prima missione ti chiede che tutte le nazioni di cultura Shan siano o tuoi vassalli o che siano tuoi alleati. Inoltre, le nazioni di cultura Shan devono avere minimo 15 province, e tu come nazione devi avere l'armata, più forte tra tutti gli Shan. Questa è molto carina come cosa. La prima missione ti chiede che tutte le azioni di cultura Shan. No, questo già l'abbiamo letto. La missione ti premia dandoti permaclaim su tutte le province di cultura Shan, integrando tutte le nazioni Shan. Brava, questa cosa è rottissima. Inoltre, formi la tag Shan e ottieni un casus belli subjection suava. Questo è interessante. Questo rappresenta la formazione della confederazione degli stati Shan. Capeggiata da Mong Yang, insieme sono riusciti a battere Ava nel 1527. La missione The Shan Domination ti chiede di vassallizzare o conquistare Ava e ti dà permaclaim su tutta la Birmania. Faccio minchia! Inoltre su Ava, se Ava è tuo vassallo, quando finisce la missione la sua cultura diventerà Shan e il suo re verrà rimpiazzato da un principe della tua dinastia. Gli stati Shan possono formare Siam per avere accesso ad un numero di missioni più ampio. Questa cosa è interessante, che praticamente in base a come gestisci la partita ti dà miss ulteriori missioni aggiuntive. Quindi praticamente queste sono missioni in particolare che sono per quella nazione. Però ottenendo certe cose ti dà ulteriori missioni, soprattutto quando formi Siam. Pace amore mio. C'è anche Ava che ha le missioni, questa è una cosa molto interessante. Comunque è bellissima questa parte. Solo che non voglio fare l'ignorante, ma la zona Shan sarebbe dove si trova praticamente Ava in questo caso. Io sono curioso. Andiamo a vedere. Opa, Universalis 4 Shan. Vediamo se ci sono immagini particolari. Ok, questa zona. Ok, mi ricordavo abbastanza bene. Quindi nella zona Ava, Nord Ava, perfetto. Molto carina questa cosa. Infatti, qua già c'è una foto col Shan. Ma è bellissima. Fratelli. Molto interessante, ragazzi. Mi piace queste missioni che sono. Mi pare che sono per tutti gli stati di Shan. Sì, praticamente sono missioni uguali per tutti. Intanto andiamo a vedere anche Ava in questo caso. Ava potrebbe essere un buon pick nel torneo anche, ragazzi. L'albero missioni del Tango è stato revocato per renderlo accessibile anche ad Ava e a Prom. Però rimarrà disponibile solo ai detentori delle espansioni d'arma. Ah, ok, quindi questo è un aggiornamento per l'espansione d'arma. La missione Chakravarti ha ricevuto anche vari bonus, tra cui l'ottenimento della forma di governo Chakravarti e il cambiamento del nome della sua nazione in Burma. Questo è interessante. Allora, benissimo, l'ultima cosa per oggi è le tribù dell'altopiano. Questo è interessante, ragazzi, me lo sono letto e mi piace tantissimo questa idea. Le tribù dell'altopiano sono tre nazioni con una sola provincia a testa, chiamate Raid, Sharai e Koho. Ovviamente, ragazzi, la mia pronuncia fa schifo, non abito in Asia, quindi non so le pronunce di lì. Tutte e tre nazioni iniziano senza feudalismo e con la riforma Stateless Society. Questa gli dà un malus del 99% alla loro capacità di governo, quindi praticamente. Che ne so, posso avere 300, ne puoi avere 150, non so effettivamente quale sia quante terre puoi tenere, rendendo quasi impossibile l'espansione. Ah, praticamente ti punisce male, praticamente taglia proprio le gambe.
Per rendere tutto più complicato, sono di religione animista e non sono tributari dei Ming. Il loro unico vantaggio è iniziare con alto morale, avere delle capitali molto difendibili. Gioco queste tag solo se non hai paura di nulla e vuoi avere gli incubi la notte. Minchia, che cazzo è? È un film horror. Tutte e tre le nazioni iniziano nello stesso stato e hanno 6 dev l'una, avendo quindi 18 dev nello stato. Praticamente 18, praticamente un cazzo. Questa è proprio una pazzia. Ecco qui i bonus, ragazzi. Morale più 15. Forza difensiva più 75, capacità di governo meno 99%, praticamente. Oh, buono ai forti difensivi e morale, ma capacità ti ammazza. Questo, ragazzi, è proprio divertente a giocare single player. Le nazioni costrette si riformano sempre in Peasant Republic. Ah, ok, quindi se c'è una rivolta. Ok, vabbè. Alzo le mani qua. Ah no, questa è l'ultima riforma. Tribal Reformation. Ah, per forza in Repubblica diventi, ok. Poi c'è anche una cosa bellina per quanto riguarda le Custom Nation. Che è l'extra, questa cosa. Ora puoi scegliere Transport Combat Ability come idea per le tue nazioni. Come idee per le tue custom nation. Questa è una cosa interessante. È carina, sai perché questa cosa? Che effettivamente ora puoi creare una nazione figa che c'ha Transport Combat Ability più 40%. Cioè, è bellissima questa cosa. Ciao, Lore. Ragazzi, comunque la forma di governo. Ah, del Ditchman. Adesso l'ha messo Jumper, giustamente. No, facciamola adesso i lavori. E diciamo. Anche ragazzi. A parte scherzi, qua dovrò fare tanti tagli, secondo me, perché comunque ho parlato durante la cosa. Per oggi, comunque, ragazzi, finisce il dev diary di Lanan, Shan e Pegu. Veramente interessante, ragazzi, sia per la parte del commercio, sia le missioni, un po', diciamo, i nuovi tipi di governo, la religione, molto interessante. Questo è uno dei dev diary che mi è piaciuto di più per quest'area. Aspetto questa espansione poi, questo aggiornamento con tanta ansia, ragazzi. Veramente OP questo aggiornamento. Qui è tutto ragazzi da Oran, alla prossima con il prossimo Devoran.